Grazie, rapidamente. Allora, buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo i lavori del nostro convegno con un evento eccezionale, ovvero una lettura d'Antis del professor Giulio Ferroni. La lettura d'Antis, lo spiego per chi è alla prima esperienza, è un momento quasi sacro, rituale, chiaramente di quella sacralità e di quella ritualità che pertengono alla letteratura e non al sacro cristiano o a un sacro con un preciso riferimento religioso. Quindi, per chi non ha mai partecipato o assistito a una lettura d'Antis, voi vedrete questa ritualità. La lettura d'Antis dura normalmente un'ora, si sofferma su un unico canto. Il professor Ferroni poi vi dirò tutto, ha scelto in particolare un canto molto molto pertinente rispetto al nostro convegno. Normalmente si fa anche la lettura integrale del canto, ma noi non siamo in una situazione, diciamo, ufficiale che richiede tutta la lettura del canto e non avremo tempo. Onde evitare di perdere le indicazioni ermeneutiche di lettura, le indicazioni scientifiche e critiche che vengono dal professor Ferroni, abbiamo deciso di evitare la lettura integrale del canto, ma di proiettarlo, quindi voi lo vedrete alle spalle del professore e potrete ascoltare questa critica, nel senso più alto del termine, da quel famoso verbo greco crino, dedicata a un canto del Purgatorio. Il professor Ferroni ha scelto il 22esimo canto del Purgatorio. Noi ci troviamo qui a parlare della Romanitas o del Dante medio latino e veramente non avrebbe potuto compiere scelta più adeguata dal momento che il canto nel quale troviamo il poeta Stazio. Non anticipo nulla, lasciamo il coup de théâtre, anche perché è un canto meno noto, meno conosciuto, perché non è nel canone scolastico, ma proprio per questo è essenziale in questo contesto. Io presento rapidamente il professor Giulio Ferroni per due ragioni adesso, poi evaporerò per quanto mi è possibile evaporare, perché la lettura d'Antis è un momento che non prevede presentazioni, non prevede domande, non prevede intermezzi. Ripeto, è, per quanto si possa intendere il sacro, un momento sacrale rituale della letteratura. Detto questo, presento rapidamente il professor Giulio Ferroni. Sono intanto molto molto felice di aver potuto effettuare il mio cursus honorum universitario nella facoltà di lettere La Sapienza con il professor Ferroni almeno per due annualità di letteratura italiana. Il professor Ferroni, e quindi la sua formazione è rimasta in me come un punto di riferimento. Quell'anno non ci fu Dante, il primo anno tutto Leopardi, il secondo anno la nascita del romanzo moderno dal poema cavalleresco, quindi tutto Boiardo, Ariosto e Tasso. Quindi potete immaginare mole di esami ormai oggi non più nemmeno lontanamente proponibili agli studenti contemporanei. Detto questo, vi cito almeno quattro volumi che per me sono stati essenziali e che rimangono e permangono come studi del professor Ferroni nella nostra storia della letteratura. Comincio proprio da una monumentale e insuperata, nonostante facevo i conti, nonostante i 40 anni che ci separano da questa produzione, una monumentale storia della
30 anni, io mi ricordo che noi studiavamo sulle bozze che ci venivano regalate, quindi abbiamo studiato questa... Esatto, prima che uscisse, e io ancora tutte le bozze, le fotocopie della storia della letteratura di Giulio Ferroni per i Nandi. 30 anni e, al di là di qualche aggiornamento e qualche aggiustamento che ovviamente riguarda i tempi, ma soprattutto sulla contemporaneità, è ancora perfettamente valida. Noi la abbiamo qui nella nostra biblioteca di Anzio, quindi ci pregiamo fra l'altro di questi volumi. In secondo luogo voglio citare i suoi studi sul comico nel Cinquecento, studi che hanno fatto epoca e per la prima volta, diciamo, hanno aperto ad un interessante ambito che in quel momento non era ancora stato sondato. Terzo volume, e qui parlo di una mia passione personale, dopo la fine, sulla condizione postuma della letteratura italiana, volume che è stato per un volume di saggi, che è stato ripubblicato con Donzelli e che per me rimane una piccola bibbia di riferimento, almeno per quanto riguarda un certo modo di intendere il postmoderno e la postmodernità. Dopo la fine dice tutto, e poi questa condizione postuma della letteratura mi sembra incastica di una situazione nella quale ci troviamo ancora oggi. Concludo però, e poi lascio la parola al professore, con il suo lavoro, capolavoro dantesco. Questo volume è un volume che nasce da tanti anni di studi, di viaggi e soprattutto di esperienze nel cosmo dantesco. Per far comprendere un po' il senso di questo L'Italia di Dante, dovete provare a immaginare un viaggio in Italia come quello che fece Goethe, un viaggio in Italia innamorato dell'Italia, ma con una sorta di guida turistica dettata dai luoghi della Divina Commedia. E in tutto questo, non a caso ho citato il viaggio in Italia di Goethe, il professor Ferroni non solo evidentemente sviluppa i luoghi tecnicamente o scientificamente, va a ricercare in modo molto preciso attraverso le spie interne alla Divina Commedia a cosa si stia riferendo Dante, o meglio, che cosa conosca Dante della cultura, della lingua, di questa condizione, possiamo dire, dell'italianità, e come tutto questo venga travasato nella Divina Commedia. Ma dobbiamo fare un ulteriore rilievo. In realtà è un viaggio sentimentale. Ferroni, Giulio Ferroni, si permette, si concede la libertà, parlando di Dante, anche di parlare di sé, anche di parlare del proprio modo di intendere la cultura, la civiltà e soprattutto l'attuale disagio nel quale versa l'Italia. In questa direzione credo che questo volume rimanga come una sorta di diario personale e anche dantesco, come un viaggio sentimentale, ma anche e soprattutto come una guida alla geografia dantesca. Grazie, io evapuro e lascio il posto al professor Ferroni. Andreoli è anche un po' mater, no? C'è anche una ragione specifica.
specifica che riguarda proprio la cosa di cui devo parlare oggi, no? Io devo parlare in realtà del rapporto, più che fare una vera e propria lettura d'Antis, che poi non abbiamo nemmeno il tempo, devo parlare soprattutto del rapporto di Dante con Stazio, con questo autore latino che non si studia a scuola, si studia un po' semmai nel manuale di storia della letteratura latina, se ancora viene usato, non lo so, però un autore che per Dante è stato importantissimo e la sua importanza fa sì che Dante lo metta poco dopo il centro del Purgatorio con uno strano, inaspettato incontro con lui. Perché inaspettato? Perché dal punto di vista delle notizie storiche, che pure Dante, nonostante qualche errore, conosceva, Stazio era un poeta pagano. E come mai Dante si inventa, no? Che diventa cristiano e nel Purgatorio si imbatte in lui proprio nel momento in cui ha finito nel girone degli amari e prodighi, ha finito di scontare le sue pene ed è pronto per salire in paradiso. Ora, strana, cercheremo poi di raccontarvi, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, di raccontarvi un po' tutta la situazione, che è una situazione già di per sé strana, sorprendente, per un poeta che Dante apprezzava moltissimo e che è molto presente nella sua cultura. Sono stati fatti tanti studi, naturalmente, in proposito, su tutte le suggestioni staziane, diciamo, ricavate da Stazio, che si trovano nella cultura di Dante e nella Commedia in particolare. Dante tra l'altro cita esplicitamente Stazio nel Convivio e cita anche una volta Stazio nel De Vulgari Eloquentia come esempio, no, di uno dei regolati poeti, sono i grandi poeti proprio dal linguaggio, no? Di alto carattere, di formidabile, regolata, armonica, misura. Quindi c'è tutto questo che può essere il punto di partenza, no, di questo mio discorso, che tra l'altro riguarda un canto particolare, il 22, però, perché, come ha detto giustamente Angelo Favaro, la lettura d'Antis si rivolge a un canto specifico per tradurre. Però in questo caso bisogna accennare pure a, non solo al canto precedente, ma pure alla fine del canto ventesimo, a tutto il canto ventunesimo, perché i canti di Stazio sono due, si incontra già senza ancora sapere chi è, no? alla fine del canto 21, del canto 20, e poi è presente in dialogo con Dante e con Virgilio, non a caso con Virgilio, che è il modello dei tutti i poeti classici, in dialogo con Dante e con Virgilio nel canto ventesimo e nel canto ventunesimo, dicevo, nel canto ventiduesimo, e poi continueranno ancora a starci là in compagnia, saranno tre, fino a quando non sparirà Virgilio, ci sarà Stazio, e Stazio sarà presente, anche se non sempre ricordato, no? Però sarà presente fino alla fine del paradiso terrestre, no? Fino al momento di salire in paradiso. Poi in paradiso Dante non parlerà più di Stazio, Stazio sarà andato con i beati dove gli compete, però non lo nominerà più. Però c'è stato qualche interprete nel corso del tempo, no? Che addirittura, no, si è inventato che Stazio procedesse ancora. C'è stato una delle illustrazioni più belle del tardo Cinquecento della Divina Commedia di Federico Zuccari, no, presenta proprio in paradiso anche Stazio, però Dante non lo nomina mai in paradiso, no? E non ha senso in realtà che stesse con lui in paradiso. Quindi questa premessa per dire che Stazio, quando nel canto, non nel nostro canto, ma nel canto 21, scopre di essere davanti a Virgilio, anzi prima ancora di averlo scoperto, dice che lui
è stato attratto dalla poesia, è diventato poeta perché è stato alimentato dalla fiamma dell'Eneide di Virgilio, che è stata che per lui una mamma. L'opera poetica è una mamma, proprio nelle parole di Spazio. Quindi Dante, padre, anche madre, li diceva Virgilio, ma noi lo possiamo trascorrere anche a Dante, ma Dante, padre e madre, qui davanti al mare. In realtà prima si parlava, dico, ma io non parlo più di Spazio, parlo di Dante e il mare, Dante davanti al mare, no? E non mi è mai capitato in questi vari interventi dell'anno dantesco, dappertutto, online o nei luoghi più diversi, di parlare sulla riva del mare, quindi è una cosa veramente eccezionale. Dante è un poeta che non parla tanto del mare, però ci sono delle presenze fortissime del mare, viene evocato così più volte fin dall'inizio dell'inferno, no? Poi tutti conoscono il canto di Ulisse, no? Più marino di quello non c'è, no? Una cosa formidabile, l'attraversamento del Mediterraneo e poi al di là delle colonne d'Erto fino alla montagna del Purgatorio intravista da lontano. E poi anche un altro dato determinante importante è quel rivelarsi del mare, una delle cose più belle del rivelarsi del paesaggio marino, quando all'inizio del Purgatorio Dante e Virgilio, no, escono fuori, no, da quel terribile canale, la naturale concorrenza che li ha portati dall'inferno a risalire su fino alla riva del mare, sulla spiaggia del Purgatorio, no? E l'alba e si rivela il mare. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolare della marina. Questo tremolare della marina è diventata una metafora corrente, anche banale, che a tutti viene in mente l'idea, no? Quando il mare è così, le onde leggere, sembra tremare, no? Ecco, forse Dante è il primo che ha usato questa formidabile metafora del tremolare della marina. Per cui mi veniva voglia di parlare di questo. E poi è una cosa a cui pensavo, scusate, questa è un'ultima parentesi non immediatamente spaziana, brutto aggettivo questo spaziano, ma mi sembra alludere, non si capisce, delle stazioni, cosa. Comunque, l'ultima, no, mi è venuto in mente poi quando pensavo alla presenza del mare in Dante, come in realtà il mare sia presente come immagine del luogo di gioia e di piacere in quel formidabile sonetto che viene ricordato troppo poco, ma che anticipa un Dante che è molto diverso da quello che noi poi conosciamo attraverso la commedia. Guido Correa, che nella mia giovinezza si imparava a memoria a scuola, è stato uno dei primi testi di Dante, insieme a Tanto Gentile e Tanto Resta Padre, che ho imparato a memoria, ancora me lo ricordo. Guido, io vorrei che tu e l'acqua di Dio fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse a volere vostro e mio. E poi sarebbe bello continuare, ma parliamo di Spazio. Ora, la cosa che mi ha sorpreso quando ho cominciato a pensare a questi canti di Spazio, al 21 e al 22 del Purgatorio, è il fatto che mi sono domandato, se Dante non avesse scritto il Purgatorio, se per guai personali non si fosse fermato all'inferno, i suoi lettori medievali e non solo si sarebbero meravigliati per il fatto che tra i famosi poeti dell'Inno, la Bella Scuola, dove sono cinque più il sesto è Dante, no? Che incontra nell'Inno, quando arriva nell'Inno all'inizio della commedia, perché è il quarto canto, no? Con Virgilio arriva lì e viene nominato, ma è onorato dall'altissimo poeta, dicono i poeti, chiamato vedendo Virgilio che torna, no? L'ombra sulla torna che era di partita, e dice, guarda, c'è Omero, questo è Omero, poeta sovrano, no? L'altro è Orazio Satiro, che bene, Ovidio il terzo e l'ultimo è Lucano.
e poi si aggiunge tanto, sono sei, ma è come, ma uno dice, ma là, il ruolo che Stazio ha nella cultura di Dante è così forte, è anche un po' superiore a quello di Lucano almeno, no? E dello stesso Orazio Satiro, no? Però non lo nomina, e come mai? Quindi se Dante non avesse scritto il Purgatorio, i lettori medievali avrebbero detto, ma guarda un po', si è scordato proprio Stazio, che poi nel convivio viene chiamato lo dolce poeta, il dolce poeta, no? Riprendendo una formula usata da Giovenale, come si fa? In realtà io penso che Dante ci aveva pensato da prima, se no ce l'avrebbe messo. Aveva pensato da prima, si era inserpato, no, di inventare, raccogliendo una tradizione che forse poteva avere delle fonti, dei precedenti, ma poi l'ha inventata lui, la situazione specifica, no? Si inventava che Stazio, il poeta latino pagano, in realtà non era pagano, ma nell'ultima parte della sua vita si era segretamente convertito al cristianesimo e aveva passato più lungo periodo di pena dell'antipurgatorio perché aveva tenuto una fede nascosta, però poi aveva scontato tutti i suoi peccati e si trova proprio nel punto che ha finito la sua pena proprio quando Dante e Virgilio arrivano in quel girone del cornice, usiamo più spesso per parlare dei vari gironi del Purgatorio, in quella cornice del Purgatorio. Quindi secondo me questa è una delle tante prove che secondo cui l'idea sostenuta ancora da tanti ancora oggi, come l'assente Casatelli, per esempio, l'idea che Dante avesse fatto i primi canti dell'inferno prima e poi se li fosse quasi scordati e poi avrebbe, come dice Boccaccio, ci avrebbe ripensato dopo averlo avuto, essendoci stato un ritrovamento, che sarebbero poi passati a lui attraverso l'intervento di un altro poeta, Dino Frescobaldi, eccetera, eccetera. E ora, io non credo che manchi in Dante questo, come dire, impegno programmatico. C'ha quasi in mente già tutto, la struttura, anche prima di scrivere, no? Se non Stazio, se invece fosse stato soltanto una presentazione dei maggiori poeti latini, ci avrebbe messo Stazio e non avrebbe avuto difficoltà a essere invece del sesto, che accodando settimo, ma andava bene lo stesso, c'era solo una piccola modificazione metrica da fare, no? Ecco, quindi questo è una cosa che mi ha dato da riflettere, ma è singolare questo fatto, non c'è Stazio. E no, non c'è, ma ci sarà proprio. E tra l'altro il fatto che Stazio fosse così importante per Dante viene sottolineato anche nell'egloga di Giovanni del Virgilio, no? Che era un maestro che da Bologna, a un certo punto, quando Dante è a Ravenna negli ultimissimi anni, ospite di Guido da Polenta, gli manda questa epoca latina, no? Invitandolo a recarsi a Bologna e dicendo che, insomma, facendo delle ricerche sul fatto che lui, un grande poeta come lui, ha scritto quel poema eccezionale nella lingua volgare, cioè, no? Lo dovevi scrivere in latino, no? Perché quei modelli sono i grandi poeti come Stazio, insieme agli altri di cui sei sesto, no? Quindi lo mette pure in rapporto in questo modo. Quindi vedete, c'è questo, diciamo, questo è l'antefatto storico, no? Il fatto, no? La scelta di Stazio. Ma lo sceglie però in un modo molto particolare, perché deve mettere in evidenza il ruolo che lo stesso Virgilio ha avuto come profeta, quasi, no? Annunciatore volontario del cristianesimo. Perché Stazio dirà, proprio nel canto 22, vedremo qualche passo, lo leggeremo, proprio nel canto 22 Stazio dice che si è convertito al cristianesimo proprio ascoltando e comprendendo il senso
delle parole di Virgilio nella quarta epoca, cioè quando dicesti il secolo si rinnova, torna giustizia nel primo tempo umano e progenie scende da cellopola. È una traduzione di un passo della quarta epoca di Virgilio, no? Quella per la nascita del puer di Asinio Coglione, no? che nel Medioevo veniva sentita come annuncio, profezia magica, o i punti di vista erano tanti, dell'avvento di Cristo, del cristianesimo. No? Virgilio involontariamente, no? Nel puer annuncia il fanciullo che nascerà dopo la sua morte, dopo la morte di Virgilio, no? Ora questo motivo percorre tutta la cultura medievale, da questo fascino della quarta epoca Dante trae lo spunto per inventare la conversione di Stazio al cristianesimo. Ora questo è, diciamo, è il nodo, uno dei nodi esteriori, insomma, che motivano dal livello della struttura intera della commedia l'importanza di questi canti, no? Che costituiscono anche il 21 e il 22, quindi è un male che non sia nel canone scolastico in realtà, perché sono il nodo centrale della riflessione di Dante sul proprio rapporto con i classici, con la cultura classica, non solo con Stazio sul detto, ma con la guida del Virgilio. E tra l'altro si può dire che a questo punto del purgatorio Dante ce l'ha per due guide, no? E infatti Stazio a un certo punto farà pure in un canto più avanti una sorta di lezione a Dante sulla questione dell'anima, eccetera, eccetera, no? Quindi lui ormai è diventato beato, no? Tutta invenzione di Dante. Naturalmente i critici hanno studiato variamente le ragioni di come mai Dante si può essere inventato questo, e hanno trovato moltissimi riferimenti nei poemi di Stazio, che sono due, no? La Tebaide, che narra tutte le vicende della Tebe antica e soprattutto della guerra dei sette contro Tebe, eccetera, eccetera, dal mito creativo a tutte le stragi della guerra, dell'assedio di Tebe, da una parte la Tebaide, dall'altra un'opera incompiuta, l'Achilleide, no? Che è limitata solo ai primi anni della vita di Achille, quando Achille è nascosto a Scilo, no? Perché la madre Tebe l'ha fatto nascondere in atti femminili, no? Per evitare di farla partecipare alla guerra di Troia, per profezia, che sapeva che sarebbe morto, sarebbe stato colpito, no? Quindi vedete che c'è tutto un intreccio interessante anche da questo punto di vista, no? La presenza poi di questo dolce poeta Stazio cosa fa? Prelude poi ad una parte, quando pensiamo al testo di Dante dobbiamo sempre tenere in mente il rigore assoluto della struttura, no? Come tutto sia messo, studiato nei minimi particolari, e qui siamo proprio in un momento in cui la parte che precede, diciamo, che inaugura la parte finale del purgatorio, dove gli incontri con le varie anime penitenti sono quasi sempre quasi tutti costituiti da poeti. È la zona poetica, diciamo, comincia qua il primo che incontra, ne aveva incontrato qualcun altro ammassato prima, però adesso saranno, no? dopo il girone o cornice degli avari e prodigi, ci saranno quelle dei colossi, dove incontrato una giunta da Luca, e incontrando questo con la giunta gli farà definire quello che noi in tutti i manuali poi riprendiamo, il dolce stil nuovo, no? Quando diciamo dolce stil nuovo, per i ragazzi, no? È una espressione che Dante non aveva mai usato nella sua giovinezza, ma invece viene messa in bocca, questo è buona aggiunta che riconosce il valore di quella tendenza poetica. E poi incontrerà in quello dei lussuriosi, incontrerà addirittura il padre di questo orizzonte poetico, Guido Guinizelli, e addirittura un grande poeta provenzale, Arnaldo Daniele, e inaugura pure la parte poetica.
E sarebbe divertente vedere, ma come è una cosa divertente, la voglio dire perché è molto divertente questa cosa, no? Il fatto che nel procedere Virgilio, Stazio e Dante nelle zone successive salgono oltre, no? Attraversano gli altri, le altre cornici dove Stazio non deve fermarsi come penitente perché non ce l'ha. Tanto si inventa quei peccati là con la luce, no? Sapete che i ragazzi, ancora lo faccio notare, i ragazzi nel purgatorio non è che si viene puniti per un peccato specifico, no? All'inferno i dannati stanno nel posto del loro peccato più grave e lì rimangono sempre. Invece le anime purganti devono attraversare anche tutti i gironi, no? Tutti le varie cornici, scontando la porzione di peccato legato al vizio specifico, perché non sono indicati peccati specifici, ma sono i vizi capitali, no? Che vengono assegnati, no? a tutta una serie, no? di cerchi, escludendo l'anno purgatorio precedente, no? Sono i sette peccati capitali, quindi ognuno ha di uno dei vari peccati, e questo riguarda poi pure Stazio. Ma è molto, diciamo, perché dicevo divertente, perché poi andando avanti, no? Più avanti nel percorso purgatoriale, no? Nel canto 27 ci sarà un momento in cui i viandanti devono dormire e riposare, no? E Dante, cioè, un'immagine, una similitudine bellissima, no? Perché fa riferimento alle capre che appunto di giorno si muovono furiosamente, no? E poi la notte si addormentano, no? E lui e Virgilio con gli altri due sono come le capre, quali si stanno ruminando manze le capre, state rapide e protente sopra le cime avanti che si impranze, tacite all'ombra. Mentre che il solferme, guardate dal pastore che sulla verga poggiato sé e loro di cosa serve, eccetera, eccetera, dice: tali eravamo tutti e tre a lotta, io come capra ed ei come pastore, fasciati quindi e quindi d'alta grotta, stanno addosso alle pareti. No, io sono una capra, lo Dante si paragona a una capra, e questo è un'acquisizione importante di questi. No? Vabbè, scherzo da niente, no? Lo dico, è una cosa ironica. Ora, non parlerò, naturalmente, in questa chiave staziana o stazzesca, la cosa comunque va approfondita, di tutti i passi che i vari studiosi hanno messo in evidenza, no? I passi delle opere di Stazio che lasciano traccia nella Divina Commedia. Sono tantissimi personaggi staziani, ne cito solo uno, Capaneo dell'Inferno, tra i violenti contro Dio, no? Si trova, è un personaggio, uno della Debaglia, ma ce ne sono tanti altri naturalmente, e uno dei canti più noti, quello del 26° canto dell'Inferno, con Ulisse, quando dice appunto Dante, che anzi lo dice Virgilio, no? Che dentro i fuochi sono puniti, no? Questi peccatori, consiglio e di frode, ricorda anche l'inganno che Ulisse ha fatto ad Achille quando era nell'isola di Scio, vestito, nascosto in abiti femminili, no? L'ha ingannato facendogli vedere le armi e suscitando la sua brama di combattere, no? E quello è un riferimento ad un episodio dell'Achillea, dell'altra opera di Stazio, ma poi ce ne sono tante altre, no? E comunque quello che è interessante è il fatto poi che Stazio è un personaggio poeta, come Dante stesso, naturalmente, no? C'è un famoso saggio di Gianfranco Contini, Dante, personaggio poeta, no? Ma Virgilio è un altro personaggio poeta, ma Stazio si qualifica subito come personaggio poeta, perché quando lo incontrano, no? Si incontrano dopo che c'è stato un terremoto che si ripete ogni volta nel purgatorio per festeggiare le anime ormai
che hanno finito di espiare i loro peccati e sono pronti a volare in paradiso, ma cioè questo purgatorio non sanno perché, come mai Virgilio nemmeno lo sa, sono in cielo, incontrano quest'anima che va su, che gli spiega che cosa è successo, che lui si è, e dice che lui è il poeta Stazio, dal Deidali, no? Che era spagnolo, in realtà il vero Stazio era napoletano, però Dante lo confonde con un altro, non è napoletano, che è venuto a Roma come poeta, con anche successo come poeta, e è diventato poeta perché è stato alimentato dalle lettere, che è stata la sua mamma addirittura, no? E c'è una piccola commedia, è divertente perché a me questa piccola commedia, alla fine del canto ventunesimo, alla fine del canto ventunesimo, c'è una vera e propria commediola, perché quando Stazio dice a un certo punto darei una parte vorrei rimanere di più in purgatorio, vorrei rimanere ancora qui, rinuncerei ad andare subito in paradiso se incontrassi Virgilio per ringraziare. Virgilio invece l'ha incontrato davvero, ma non lo sa, no? E allora Dante vorrebbe dirlo e comincia a sorridere, no? Così. E Stazio sembra che dice, ma che vuoi questo? Ti metti a ridere così, ma gli dice, insomma, no, come mai il tuo volto un lampeggiare di riso di mostroni? Gli dice, no? E Dante non sa come rispondere, perché ha paura di dire, senza dire, c'è Virgilio qua, ma non lo voglio dire se lui non me lo chiede. Allora Virgilio dice, no, diglielo che cosa, che sono io, no? E allora c'è un entusiastico abbraccio, tentativo di abbraccio, no? Che non si realizza fino in fondo, no? Ma vorrebbe Stazio abbracciare, inginocchiarsi e abbracciare Virgilio, ma poi si rende conto, no? Che sono ombre e le ombre sono vane, no? Non, anche se Dante in certe situazioni si scorda di questo, infatti precedentemente Virgilio ha incontrato il poeta mantovano Stazio, si sono abbracciati, e l'un l'altro è un po' mantovano, io sono sordello della tua terra, e l'un l'altro abbracciato, questi si abbracciano, e non dice niente, non dice che non ci riesco ad abbracciarsi. Ora qui invece se lo ricorda, no? E quindi no, c'è poi, ci sono i versi che concludono il canto precedente al nostro, il canto 31, sono veramente meravigliosi, che appassionarono il grande poeta ricordato anche stamattina, Thomas Sterne Eliot, il poeta americano-inglese, diciamo, ex americano diventato inglese, no? Che li mette come epigrafe, no? in una delle sue prime poesie, no? Ed ei suggendo disse, al verso 130, no, è il canto precedente, alla fine del canto precedente, ed ei suggendo disse, or vuoi la quantità de comprendere dell'amor che a te mi scalda, quando dismento nostra vanità, trattando l'ombre con cosa salda. Vuoi capire quant'è l'intensità del mio amore per te? Per il momento io dimentico la nostra vanità, il nostro essere ombre, no? E tratto le ombre come cosa santa, ti voglio abbracciare, no? Ecco, quindi l'amore di Stazio per Virgilio. Ma siamo solo al primo passo, perché ce ne sono altri due in cui Stazio, no, fa omaggi per motivi diversi a Virgilio. Qui è solo per manifestare la sua ammirazione di poeta, poeta che è stato alimentato dall'erede, sua mamma, diciamo, è come la sua mamma è stata l'erede. No? Ora, qui poi inizia il canto 22. C'è tutta una parte iniziale che qui dobbiamo tralasciare perché è un richiamo all'avvenuto passaggio dal quinto al sesto girone, sono passati
e poi alla fine del canto 22 si fermeranno di fronte all'albero della temperanza, no? Dove i due poeti ascolteranno, no? Gli esempi di temperanza premiata, come sempre, questo del Purgatorio, ogni girone all'inizio e alla fine, proprio all'inizio ci sono gli esempi della virtù opposta al vizio primario, e poi c'è la premiata, e poi l'esempio invece del vizio punito. No, vabbè, ma questo non possiamo attraversare tutte queste cose, non, come per esempio una cosa che percorre tutti questi canti è la metafora della sete, del bere, la sete di conoscenza. Questo è stato messo in evidenza da tantissimi interpreti del canto e della commedia. E arriviamo quindi dopo questo passaggio indietro. Ci sono due momenti, dicevo, due punti importanti in uno scambio di battute, tra l'altro, perché Virgilio chiede delle cose a Stazio, Stazio chiede delle cose a Virgilio, no? E la prima cosa che chiede è come mai Virgilio, come mai Stazio, che è stato un poeta di grande qualità anche morale, ha avuto il vizio dell'avarizia, che è punita in questo girone? Come mai ha avuto il vizio dell'avarizia? È una cosa un po' sorprendente, ma un poeta dovrebbe avere desideri di tipo diverso. E in realtà Stazio precisa che non è assolutamente, lui non è stato amaro, ma è stato al contrario, perché qui sono puniti gli avari e i prodigi, no? E dice che lui sembra che fosse uno scialacquatore, diciamo noi, no? E che è stato convinto a misurare il proprio comportamento e quindi a abbandonare questo peccato, a pentirsi di questo peccato, proprio leggendo un passo dell'Eneide, del terzo libro dell'Eneide, e qui viene fuori, no? Siamo ai versi, adesso vi dico il numero così li vedete, vediamo un po'. I versi 28-30, che espandono una... era sbagliato il numero, eccoli qua. Perché non reggi tu, sacra fame dell'oro, l'appetito del portale? Non vi sto a spiegare tutta questa cosa, perché se no se ne va mezz'ora. Ora, perché questi versi sono interpretati in modo diverso e sembrano addirittura una alterazione, una deformazione delle parole di Virgilio, che dice quid non mortalia vectora cogis auris agra famis, che sono rivolte chiaramente all'avarizia, no? A che cosa tu non costringi i beni dei mortali, o per maledetta sete dell'oro. Dante invece trasforma la cosa, no? In un modo che viene interpretato nei modi più diversi, no? Perché non reggi, santo desiderio dell'oro, l'appetito dei mortali? Se questa è l'interpretazione più diffusa, no? Ma poi ce ne sono anche diverse, perché questa qui, per quali opere, a quale malvagità non trascini tu, o esegranda fame dell'oro, l'appetito dei mortali? Ecco, sono sempre comunque, sono un po' cose diverse, ma tendono alla stessa spiegazione. Alla fine è quella di un invito che Dante legge e che
nel testo di Virgilio, e così lo fa leggere a Stazio, no? A moderare la propria, il proprio uso dell'oro, no? Quindi Stazio ha avuto una dismisura nel suo comportamento nei riguardi del denaro, no? E Cesare ha un comportamento buono nei confronti del denaro, quindi per questo sacra non maledetta diventa. Ora, non è, io penso che Dante non abbia frainteso il testo di Virgilio, no? Ma l'abbia volutamente modificato, come facevano spesso i lettori medievali, no? Dando un'interpretazione che non era semplicemente una falsificazione, no? O una lettura distorta, ma voleva essere un modo di estrarre, era un modo di leggere molto diverso dal nostro, no? Anche se poi lo facciamo tuttora anche noi in modi più nascosti, no? Di estrarre dal testo dantesco altri, dal testo virgiliano, no? Un significato morale più profondo, più diverso. Quindi, in parole povere, Stazio si sarebbe liberato dalla sua prodigalità, si sarebbe pentito della sua, non è stato un avaro per niente, ma è stato uno scialacquatore, che si sarebbe pentito solo per leggendo questa battuta dell'Enete, del terzo libro dell'Enete, no? E tralascio qual è il contesto che ci porterebbe lontano. Ora, però questo è solo un punto, c'è un dubbio ancora più forte. Questo era il dubbio di se fosse avaro o prodigo, ma il dubbio, ma Virgilio stesso non sa e glielo chiede. Ed è in questi casi, è sempre Virgilio poi che fa le domande a Stazio, no? Dante capra in fondo, è un po' da parte, no? E gli chiede come mai io leggendo le tue opere, dice che Virgilio le ha lette nell'oltretomba, ovviamente, no? Perché Stazio è successivo, no? È nella fine del primo secolo d.C., inizio del secondo, all'età di Domiziano, eccetera. Ora, com'è possibile che, dice, leggendo le tue opere non risulta che tu avessi la fede cristiana? Com'è possibile, no? E allora qui viene il passo verso 64, dal verso, questo veramente dal verso 64 è il passo, il centro di tutto l'episodio di Stazio, di tutto il senso del rapporto che Dante ha con Virgilio e con i classici, l'interpretazione in chiave cristiana, la proiezione in chiave cristiana di ciò che viene ricavato dai classici antichi. Ed egli a lui, tu prima mi inviasti, è la risposta di Stazio a Virgilio che gli ha chiesto come mai, no? Lui non si sa nulla del suo cristianesimo. Ed egli a lui, tu prima mi inviasti verso Parnaso a bere delle sue grotte, è quello che abbiamo detto, no? Prima, cioè la poesia, tu mi hai iniziato la poesia, mi hai portato a bere l'acqua del Parnaso, la montagna di Apollo, e delle luci, no? E prima presso Dio all'Upinasta, quindi connette le due cose, qui questo passo tralascia la questione della prodigalità, cioè che in fondo in questo contesto è una questione quasi marginale, no? Tu prima mi inviasti verso Parnaso a bere le sue grotte e prima presso Dio all'Upinasta, e poi c'è questo centro del canto, per me questa terzina è veramente formidabile, facesti come quel che va di notte, che porta dietro lume e se non giova, ma dopo sé quale persone dotte, quando dicesti, secol si rinnova, torna giustizia, e primo tempo umano giustizia, e progenie scende da cielo nuovo, per te poeta fu, per te cristiano. Ora, è un omaggio veramente formidabile che il poeta cristiano Dante fa a Virgilio, allo spirito profetico che attribuisce a Virgilio, no? Inventando, certo utilizzando qualche, c'era qualche racconto, gli studiosi hanno cercato qualche traccia, no, di queste delle interpretazioni di Stazio in chiave cristiana, no? Non abbiamo tempo di percorrere, ma c'è tutta una bibliografia in proposito.
ma io credo che al di là di tracce che può aver trovato, questa è una sua invenzione che ha un ruolo strutturale determinante proprio in questo, nella costruzione del poema e nell'indicazione del valore che per Dante ha tutta la cultura antica e naturalmente tutta la poesia antica, e tra tutta la poesia antica soprattutto il maggiore per lui, no? Dato che Omero purtroppo non lo conosce, non lo conosce il testo di Omero, non è no, Virgilio, no? E il rapporto poi diventa drammatico perché la posizione di Virgilio è quella di colui che ha prefigurato nei suoi versi l'avvento di Cristo, secondo Dante, ma non ha potuto godere della fede che è condannato per sempre al limbo dove tornerà alla fine del purgatorio, no? E questa condizione drammatica è riassunta proprio da questa bellissima immagine, no? Del lampadoforo, se usiamo come usiamo come termine, no? Il portatore della lampada, no? Facesti come quei, pensate alle notti medievali, no? Senza guardare le notti del vane della rete, ma pensate alle notti, a com'era la vita, non ve la potete immaginare come era lontano, no? Quando si percorrevano i sentieri di notte, e un signore veniva preceduto da uno che portava le luci, le lampade, che magari conosceva il sentiero, no? E qui si inventa, facesti come quel che va di là, che porta lume dietro, lo porta, e se non giova, la luce a lui non l'aiuta per niente, ma dopo seppa le persone dopo. Vedete, questa figura diventa immagine del rapporto storico, una figura spaziale legata a chi cammina nella notte, no? Collegata a questo vertiginoso rapporto, no? Tra il non sapere degli antichi, la prefigurazione data da questa poesia di Virgilio, che però non può godere di questo, no? Se non giova, no? Ma dopo sé, ma le persone dopo, no? Ora ci sono vari testi, c'è anche un testo pseudo-agostiniano, tra l'altro, il De Simbolo, no? Dove la voce dell'autore si rivolge agli ebrei dicendo che essi portano la lucerna della legge per mostrare la via agli altri, mentre a loro toccano le tenebre. Questo però è una cosa un po' diversa, no? Perché lì parla del rapporto tra Vecchio e Nuovo Testamento, no? Qui invece è molto classico, quindi è una cosa ben diversa, no? È un effetto dove la rivelazione della verità cristiana è come turbata dalla drammatica esclusione, per favore, dai, se non state un po' non chiacchierate tra voi, insomma, anche io mi passa la voglia di parlare quando fate così, veramente. Allora, che dicevo, questa rivelazione della verità è come turbata dalla esclusione del portatore della verità, dello stesso principio, no? Che porta in lume, no? Del resto non bisogna dimenticare che nel secondo canto dell'Inferno Virgilio canta o degli altri poeti onore e lume, c'era già l'immagine del lume, no? E al di là dell'orizzonte religioso teologico, credo che questa situazione, questo contesto sia particolarmente importante ancora oggi e ancora nell'orizzonte dell'insegnamento, della scuola, no? Perché mostra in questa figurazione notturna, noi possiamo scorgere un'immagine dell'opacità del rapporto tra maestro e allievo, della asimmetria di ogni trasmissione del sapere, quello che si dà e quello che si raccoglie, no? Dove accade spesso che il docente resti al di qua della luce che scaturisce dal suo insegnamento. Purtroppo spesso capita invece il contrario, no? Specialmente quando non si vuole ascoltare, no? Però ecco, grandi maestri spesso hanno fatto sorgere allievi che li hanno superati da tanti punti di vista, no? Il dramma di Virgilio è forse il dramma di ogni autentico maestro. Nel cuore di questo dramma
si scrive il rilievo di Spazio, no? Che qui è portavoce di Dante anche nel suo omaggio a Virgilio, no? E così nel prosieguo del cammino purgatoriale qualcuno ha detto che in fondo Stazio è anche una figura di Dante, figura Dantis, no? Quasi doppio di Dante dislocato nel passato antico. Quindi altre cose del canto le possiamo tralasciare, voglio solo ricordare come procede poi il canto. Procede il fatto che dopo questo punto vertiginoso, no? Facesti come quelli, questa è una di quelle terzine da ricordare sempre, insomma. Facesti come quelli che va di notte, che porta lume dietro e se non giova, ma dopo se fa le persone dotte. Quante cose ci sono in questa immagine, no? Cioè prendere una parola ogni parola e trovare sfumature e riferimenti di ogni tipo, no? Ma dopo questo punto cruciale c'è una domanda invece di Stazio a Virgilio, no? Gli dice: ma dove sono andati gli poeti antichi? E Virgilio fa un elenco di suoi compagni di soggiorno nel limbo, no? Questo è una sorta di appendice all'episodio che fa sì che si vengano chiamati in causa alcuni personaggi, tra l'altro, dei poemi di Stazio, perché oltre a parlare di altri poeti antichi vengono chiamati in causa vari personaggi femminili, tra l'altro, e soprattutto personaggi femminili della Tebaide. E qualcuno ha detto che in questa situazione Dante risarcirebbe, no, lo scarso numero di riferimenti a personaggi femminili che stanno nel libro, anche se molti di questi personaggi sono personaggi immaginari, mitici, e tra l'altro c'è pure un equivoco perché si ripresenta Manto, e questa è una delle croci, ogni tanto ci sono passi di Dante che mi chiedono problemi e su cui si scrivono libri addirittura. Qui c'è il fatto del personaggio di Manto, che è un personaggio, la figlia di Tiresia, no? Dell'indovino, indovina anche lei, un, no? Personaggio della Tebaide, che però Dante aveva messo nell'inferno, tra gli indovini, nella bolgia degli indovini. E allora tutti gli studiosi si chiedono: come mai? Forse è corrotto il testo, ci sono state fatte correzioni del testo, insomma ci sono interpretazioni di ogni sorta che tralascio. Però ecco, credo che questo canto in particolare, no, sia da tenere presente proprio per questo modo in cui così viva, così intensa è la presenza della letteratura e della cultura antica del mondo pagano, no, che Dante fa proprio, di cui si sente figlio, no? ma di cui deve verificare comunque la distanza e il fatto che l'autore da lui più amato, proprio questo Virgilio, no? Che metterebbe al vertice di ogni esperienza poetica: tu sei il mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore, diceva appena l'ha incontrato nel primo canto dell'Inferno, no? Lo metterebbe al vertice, però deve metterlo al limbo, escluso dalla salvezza cristiana. Quindi questo è il canto di Stazio, è il canto dell'omaggio attraverso un antico alla più grande poesia del passato, alla continuità tra la cultura del passato e la cultura di Dante stesso, ma è anche animato da questa drammaticità che trova il suo centro proprio in quella formidabile terzina che qualche volta, camminando nel buio in certi luoghi bui di notte, mi viene in mente così: facesti come quei che va di notte, che porta lume dietro e se non giova, ma dopo se fa le persone dopo. Allora, insomma, non ci sono domande, anche se la cosa non è, non
non è stata formale come una lettura d'Antis, è stata una lettura d'Antis alternativa. Io direi che possiamo veramente ringraziare il professor Ferroni per questa lettura d'Antis alternativa e grazie, grazie ancora di cuore. Per la sua generosità, per la pazienza, soprattutto per il sapere che continua a donarci. E noi ci vediamo. Sì, se è come la lampada, speriamo che poi giovi. E noi ci vediamo domani mattina alle 9. Grazie a tutti, buonasera.